Ciao Bernard. Ciao. Raccontaci un po' che cos'è questa permacultura umana. Allora, importante sapere che la permacultura è molta volte vista soltanto nel giardino. Infatti si può utilizzare il disegno, il design della permacultura anche con l'umano. E l'umano ne ha bisogno adesso perché siamo in cambiamento. Ma dimmi una cosa, tu pensi che con il mio italiano, gli italiani vanno a capire, approfondire e hanno bisogno di questa permacultura umana adesso? Beh, il tuo italiano è perfetto, ah, capiremo sicuramente. Ok, è un po' canadese, lo sai. Italiano-canadese. Sì. Ma assolutamente, tu devi venire in Italia perché in Italia c'è tantissimo bisogno adesso di parlare di sostenibilità, di ecosostenibilità, di self-sustainability, quindi di autosufficienza, di resilienza. E io credo che proprio il concetto di permacultura umana, quindi di come farlo, partendo da un gruppo, e io l'ho visto, l'abbiamo sperimentato insieme, due settimane, un corso bellissimo qui ad Auroville e abbiamo progettato insieme, per cui io credo che in Italia ci sia assolutamente bisogno del tuo intervento. Va bene, allora mi hai convinto, vengo. Yes! Ci vedremo. Ciao. A presto. A presto.